Il Gran Premio della Cina è la terza prova del Mondiale 2019 di Formula 1. Il teatro è quello del circuito di Shanghai, disegnata da Herman Tilke. La pista cinese è apprezzata dai piloti nonostante si tratti di un prodotto moderno. Le lunghe curve veloci e le staccate violente la fanno da padrone, così come l'interminabile rettilineo che ci conduce alla penultima curva. Lungo 5.451 metri, il circuito di Shanghai sorge a 4 metri d'altezza sul livello del mare. Le 16 curve, 9 a destra e 7 a sinistra, richiedono un carico aerodinamico medio-alto, malgrado qui sia presente il rettifilo più lungo del mondiale, 1.400 metri da percorrere con il piede destro incollato al pedale del gas. Sono tanti i punti che richiedono attenzione per ottenere un giro pulito. Punti di sorpasso ideale sono curva 6, 9 e 14, ma è anche in curva 16 e 10 che si fa il tempo, con i piloti chiamati a fidarsi ciecamente del bilanciamento aerodinamico. Magneti Marelli ci comunica che Shanghai è un tracciato di media severità per il motore, qui chiamato a piena potenza per il 68% del tempo sul giro, e di media severità anche per il cambio, che in gara si utilizza per 2.408 volte. Qui si sente molto la differenza tra una vettura snella ed una sovrappeso. 10 kg in più comportano un rallentamento di 1,5 decimi, mentre 10 cavalli di potenza in meno si pagano con un ritardo di 2 decimi al giro. La forza centrifuga laterale più importante si prova tra curva 7 e 8 con un picco di 3G, mentre la decelerazione più importante è in curva 14, 5,8G di forza longitudinale con le gomme più morbide. E a proposito di gomme, Pirelli porta in Cina le stesse mescole dell'Australia, C2 hard bianca, C3 medium gialla e C4 soft rossa, con una differenza tra le più dure e le più morbide stimate in circa 6 decimi al giro. Il consumo di benzina calcolato per coprire un gran premio è di 109 kg, ma è difficile che i team vogliano imbarcare il chilogrammo supplementare di carburante, dato che comporterebbe svantaggi significativi. La gara inaugurale è datata a 2004 con la Ferrari di Rubens Barrichello a rubare la scena a tutti. Tra le edizioni memorabili sicuramente ricordiamo quella del 2006 che vide l'ultimo trionfo di Michael Schumacher, mentre l'anno dopo Lewis Hamilton si andò a giocare il titolo mondiale praticamente già conquistato, parcheggiando la sua McLaren a ruote finite nella ghiaia della corsia ad ingresso box. L'ultimo successo della rossa è datato 2013 e porta la firma di Fernando Alonso. Nel 2018, quasi a sorpresa, a salire sul gradino più alto del podio fu Daniel Ricciardo su Red Bull, mentre Vettel non riuscì a capitalizzare la partenza dalla pole position. Shanghai è terreno di caccia per la Mercedes, forte di 5 successi, seguita da Ferrari a 4 e McLaren a 3. Tra i piloti in attività spiccano le 5 vittorie di Lewis Hamilton con Vettel, Ricciardo e Raikkonen con un successo all'attivo. La pole position 2018 è fissata in 1 minuto 31 secondi e 95 millesimi, ma come sappiamo per quest'anno si profila un possibile abbassamento del limite della pista. Basta adesso con le chiacchiere e andiamo a conoscere da vicino il tracciato di Shanghai. Tra la linea di partenza e la prima curva ci sono 325 metri da percorrere in pieno. La staccata di curva 1 non è impegnativa dal punto di vista fisico, ma la curva in sé è parecchio insidiosa. Bisogna raccordare ben 3 punti di corda ed avvicinarsi il più possibile al cordolo per tagliare l'ingresso di curva 2 ed avere quindi una miglior trazione in uscita. Curva 6 ci apre al secondo settore della pista, si arriva in settima o ottava marcia vicini ai 300 all'ora per frenare sino agli 85 km/h. Da qui in avanti ci avviciniamo a 2 curve veloci impegnative per l'aerodinamica, con curva 9 e 10 che richiedono la massima tensione per sfruttare al massimo la trazione dell'auto senza sollecitare troppo le gomme. Il terzo settore è quello più veloce della pista. Curva 11 si affronta in terza marcia a circa 95 km/h per poi lanciarsi verso curva 12 e 13, un tratto di pista sopraelevato verso destra da affrontare in pieno. Qui è essenziale sfruttare al massimo l'accelerazione in uscita, davanti a noi ci attendono 1.400 metri a gas spalancato e la prima zona di arresto. Curva 14 è una frenata brusca e violenta, qui c'è da scommettere che vedremo parecchi sorpassi. Curva 16 è vitale sacrificare l'ingresso per avere un'uscita più rapida possibile. Sesta marcia, seconda zona di DRS e linea del traguardo.
conclude così il nostro giro del circuito di Shanghai che i piloti dovranno compiere ben 56 volte domenica in gara. Chi farà la pole position e chi salirà sul gradino più alto del podio? Scrivetecelo nei commenti sotto questo video su tutti i nostri social e ovviamente al sito internet motorsport.com. Noi ci vediamo tra 2 settimane per la preview del Gran Premio dell'Azerbaigian.